Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Rassegna Stampa di prima mattina. Il buongiorno insieme ve lo porge Pietro, Pietro Baldassare, di là in regia. Allora, andiamo a cominciare per questa nostra Rassegna Stampa cominciando dai siti per le notizie nazionali e internazionali. Cominciamo con l'Ansa, l'Ansa.it, l'agenzia Ansa. L Ansa, eh, Ansa. E vedete subito in primo piano eh, Biden. Nuovi sistemi di difesa per Kiev assicurato anche dall'Italia nel vertice a Washington per i 75 anni della Nato, dal summit della Nato attesa, per la, data, attesa la data per l'adesione dell'Ucraina alla Nato. E poi lo sport, gli europei di calcio, la Spagna di Yamal in finale, Francia battuta 2, a 1 in rimonta con un gran gol del giovanissimo campione spagnolo. E poi il tennis a Wimbledon, purtroppo è uscito Yannick Sinner, va avanti invece la Paolini. Ma allora e poi la battaglia: Sinner cede a Medvedev al quinto set. Paolini, show e in semifinale l'atleta italiana, la tennista italiana. E poi il caso che rimbalza dalla Francia: Carla Bruni, indagata e sotto controllo giudiziario, ancora in primo piano. Arezzo in lacrime dopo aver scoperto che il nonno ordinò la strage nazista a San Polo. La nipote del colonnello Wolf Evert il 14 luglio sarà l'ottantesimo anniversario a chiedere perdono. E ancora eh, la scomparsa che colpisce il mondo del cinema a Dia l'attore Jersi Sturr, lavorò anche con Nanni Moretti, il teatro di Cracovia e poi il cinema da Moretti. A Chiesloschi vediamo le altre notizie, il bollettino giovedì sette città con il bollino eh, per, rosso per il rischio caldo, anche Roma tra queste città saranno giorni davvero di un bel caldo in tutta l'Italia tranne al nord, l'indagine allarme sexting, un adolescente su due condivide foto intime, poi lo scontro Petrecca attacca esposto del direttore contro il Consiglio il comitato di redazione di Rai News il colonnino, andiamo a vedere il colonnino dell'ultima ora dell'Ansa, alle 6.41 eh, Stati Uniti 2024, senatore Dem Bennett dice Trump potrebbe vincere a valanga 4.15 Coppa America Canada KO 2 a 0 Argentina, prima finalista della Coppa America e poi alle 3.38 eh, USA 2024 Trump sfida Biden, facciamo subito un altro dibattito alle 3.35 dall'Unione Europea 10,5 milioni alla Colombia contro la deforestazione. Lasciamo l'ANSA e andiamo a dare un'occhiata al sito di Repubblica, il quotidiano online eh, repubblica.it. In primo piano Washington Meloni alza la spesa militare, fondi all'1,6% del PIL, ma Salvini frena sulle armi a Kiev, vicina la resa dei conti. E poi la guerra Ucraina-Russia. Degli aggiornamenti. Il vertice della Nato, l'annuncio di Biden dagli Stati Uniti, Italia, Germania, Olanda e Romania, nuovi sistemi di difesa aerea per Kiev. Meloni, il 2% del PIL in spese militari. Con i nostri tempi onoreremo l'impegno, ha detto la Premier. E poi ancora il conflitto. La Nato blinda gli aiuti a Kiev. Difese contro i missili di Putin. E poi la repressione, Mosca ordina l'arresto della moglie di Navalny. Il confronto, la Nato avverte la Cina, non può armare Mosca e commerciare con noi. Stati Uniti, gli alleati della Nato tifano per il ritiro di Biden, i leader europei temono che perderà con Trump, la lettera del dottore Joe Biden e le manovre dello staff, la salute del Presidente è ancora sotto i riflettori. E poi i temi della politica italiana, servizio pubblico, Petrecca, il direttore di Rai News, custode di Tele Meloni, San Giuliano mi ha chiamato, si lamenta che i cronisti fanno domande inappropriate. E poi, governo, la manovra sarà senza lacrime e sangue, ma i conti di Giorgetti sul PIL non tornano. L'Europa che verrà, Bruxelles, Orban, pedina di Trump, europei pronti a bloccare la presidenza dell'Unione Europea di Budapest, cioè di Orban, ultradestra, putiniani antisemiti e alleati in Europa, la FD scavalca a destra, conservatori e patrioti e poi il caso la denuncia giovane italiano da 11 mesi in una prigione egiziana liberate Giacomo è stato torturato e poi scusate dalla Francia le mosse del presidente Macron resiste e vara la strategia omelette per un governo senza le ali estreme Parigi con lo stallo all'italiana peone alla ribalta e l'assemblea sembra il transatlantico italiano Ancora in Francia, nuova indagine su Le Pen, finanziamenti illeciti nella campagna 2022 e in Rassemblement National scoppia la resa dei conti. Queste sono le notizie eh, principali dal sito dell della Repubblica. Scusate. Adesso diamo un'occhiata invece al Corriere della Sera, Corriere.it in data room l'inchiesta di Milena Gabbanelli, cosa c'è nel cavò della fondazione Feltrinelli, potrete leggere appunto qui sul, sul Corriere.it. E poi Biden al vertice dei paesi della Nato. L'Ucraina può fermare Putin e lo fermerà, ha detto. Zelensky è tempo di prendere decisioni, vedete di spalla a destra. Eh, Sinder, il malore la pausa di 11 minuti nel corso dell'incontro con Medvedev. Mi gira la testa, poi rientra in campo tra gli applausi, poi ha perso al quinto set. Allora, in retroscena per quanto riguarda la presidenza all'UE all'Unione Europea di Orban. Togliere la presidenza UE a Orban, alcuni paesi ci stanno pensando, tra cui Germania e Baltici. Domani. L'avvertimento è difficile ma non impossibile. Servono 20 paesi che rappresentino il 65% della popolazione europea. Domani alla riunione degli ambasciatori dei 27, cioè oggi alla riunione dell'ambasciatore ambasciatori dei 27, verrà dato un chiaro avvertimento al leader ungherese. Guerra in Ucraina, i bambini oncologici dopo il raid sull'ospedale, costretti ad andare, andare all'estero. I consigli dell'esperto per quanto riguarda la variante del Covid, la variante KP3 e il sintomo da monitorare, come prepararsi all'estate. Continuano a crescere le infezioni nelle ultime settimane, nonostante il periodo estivo, il ruolo delle nuove varianti e sottovarianti, cosa sapere per proteggersi. E poi eccolo qui, il tennis Wimbledon. Sinner si ferma, sta male, rimonta, ma Medvedev vince in 5-7. Mi gira la testa il malore. Dianic lo vedete nella foto e poi a fine partita quando saluta Medvedev Dianic Sinner si arrende al russo nei quarti di finale nel terzo set il malore che lo costringe a una pausa di 11 minuti e poi gli europei di calcio Pagelle, Spagna, Francia, Yamal, Brilla, 9 Olmo, Cerebrale, 8 Mbappé, irriconoscibile, solo 5 per lui, Rabio e Teo che fatica, la Spagna batte la Francia a 2 a 1 e conferma il pronostico della vigilia, batte la Francia e vola in finale di Euro 2024. E poi ancora la campagna del Barcellona, Messi fa il bagnetto a un piccolissimo Yamal, le foto vere, fanno il giro del mondo, ecco cosa c'è dietro queste le curiosità. E poi la Paolini, abbiamo detto di Sinner che ha perso, ma la Paolini ha vinto. Spettacolo Paolini batte Navarro e vola in semifinale a Wimbledon, è la prima italiana e dice tutto. Un sogno. Bene, lasciamo adesso i siti e andiamo a dare un'occhiata intanto alla prima pagina del Messaggero Nazionale. Eccola qui. L'apertura avete taglio centrale, nato test decisivo per Biden. I Dem si riuniscono, spaccatura sul ritiro, peserà la gestione del vertice dell'alleanza. Nuove armi a Kiev, il segnale a Putin. Meloni rassicura i partner, più fondi alla difesa e poi un'altra apertura, se vogliamo soprattutto per il taglio alto di questo titolo. Giorgetti non sarà una manovra lacrime e sangue, Abi rieletto Patuelli. L'analisi di Panetta, il PIL crescerà ancora e poi la fine del reddito IMSS l'assegno di inclusione a 700.000 famiglie e ancora la stretta sui comuni colpisce la capitale Beffa Roma niente risorse aggiuntive ma 120 milioni di tagli in 5 anni e poi vedete qui in prima pagina trova spazio anche quello che succede a Wimbledon Paolini vola in semifinale Wimbledon addio Sinner eliminato dopo il malore attenzione giochi a rischio per Tamberi brivido Tamberi infortunato a un mese da Parigi, speriamo proprio di no. E poi la fotonotizia centropagina riguarda gli europei di calcio, via, eh, il gol più giovane di sempre. Europei in rete a 16 anni, Francia battuta 2-1 e la Spagna è in finale. Roma, il preside anti-occupazione decide di lasciare. Il dirigente del Tasso aveva sfidato i genitori degli studenti ribelli, basta proteggere i figli. E poi il titolo che rimbalza dalla cronaca abruzzese in prima pagina, la caccia all'uomo: latitante pescarese in vacanza a Nizza, preso all'aeroporto. Bene, lasciamo la prima pagina del Messaggero, adesso andiamo a vedere invece le prime pagine del centro, nelle quattro edizioni. Cominciamo con l'edizione di Pescara, l'apertura, nuovo conservatorio, ecco. Scusate, questa è la pagina della, vabbè, cominciamo dall'Aquila. Siamo alla prima edizione, alla pagina. La prima pagina dell'edizione è dell l'Aquila. Nuovo conservatorio, e coi soldi. L'Aquila, sbloccati i 6 milioni per la sede a Collemaggio, finanziata anche la ciclovia. E poi la fotonotizia, le bighe del calcio sull'Alto Sangro per la preparazione estiva, sport e turismo sulle montagne eh, d'Abruzzo. Sono tante, il Bari oggi arriva a Roccaraso, la Salernitana nella foto da ieri a Rivisondolo e poi il Napoli di Conte sarà a Castel di Sangro. Droga dalla Germania, nei guai il complice albanese preso con 8,5 kg di coca in auto in carcere, 53enne di Ripa Teatina. Il caso all'Aquila, finto avvocato truffa 5.000 euro a due pensionati. E poi Avezzano, Pecorelli, nessuna frode, ho le prove. Il presidente dell'Avezzano Calcio si difende, il vice assicura. Iscriviamo la, la squadra in Serie D. A fondo pagina, fuoco l'allevamento di lumache. Incendio a Vittorito. Morti 5000 esemplari, danni ingenti. L'imprenditore dice: Il mio sogno è andato in fumo. E poi l'Aquila, scuole provvisorie, comitati all'attacco, ed Avezzano dà l'addio ad uno storico edicolante morto a 69 anni. Nello sport, eh, le notizie nazionali e internazionali: Wimbledon, Sinner fuori dopo il malore. Storica Paolini è in semifinale a Wimbledon: Calcio Europei Spagna Show. Batte la Francia e vola in finale. Oggi gli inglesi, oggi ci sarà Inghilterra Olanda. Gli aiuti all'Abruzzo Confindustria, accordo con Intesa San Paolo. Fondi per le aziende. E poi Abruzzo manca personale qualificato. Le piccole imprese sono senza personale. E sul centro trovate i profili richiesti. Adesso andiamo. All'edizione, alla prima pagina dell'edizione Teatina Chieti Lanciano Vasto preso con 8,5 kg di cocaina in auto, in carcere un 53enne di ripa, ripa teatina e un 22enne che vive a Chieti. Il carico vale un milione e mezzo. E poi il maxi processo operazione ellenica droga vasto dai Balcani chiesti 187 anni per i 15 imputati. A Chieti la protesta dei commercianti che dicono Piazza Malta è. In abbandono. Chieti perseguita la ex amante, viene condannato. Inflitti un anno e otto mesi. Lei era una storia di solo sesso, ma lui pretendeva di più. E poi il giro donne fatta a pacchieti. Domani, primi divieti al traffico per la corsa rosa femminile. Venerdì, il traguardo delle cicliste sul corso Marrucino a Chieti. Lanciano, sin, Comitato dei sindaci della ASL. Paolini è candidato e poi Ortona, stroncata da un malore, alla fermata dell'autobus. Questi i titoli della prima pagina dell'edizione teatina, quelli sotto la testata, sono gli stessi. Andiamo alla prima pagina dell'edizione di Teramo, e qui si parla di sanità perché, ieri, è stato presentato il progetto, almeno il preliminare, del nuovo ospedale. Parte il progetto, Teramo, Regione, Asla avviano il piano per la struttura da realizzare a Villa Mosca, dietro l'attuale ospedale, davanti al vecchio eh, sanatorio eh, a Teramo. E poi eh, droga dalla Germania, preso con 8 kg e mezzo di coca in auto in carcere, 53enne di ripateatina, e a Teramo un quarantenne nei guai, botte alla moglie sotto gli occhi del figlio disabile. Ancora a Teramo pagano ma la casa vacanza non esiste. Coppia di fidanzati truffata online dopo aver versato 400 euro come anticipo. E poi a Roseto oggi funerali. Addio all'ex assessore Gianfranco Marini. Muore per un malore a 76 anni, fu in consiglio comunale con Pavone. Teramo caporalato, madre e figlio oggi dal giudice e poi la sicurezza a Tortoreto via al servizio dei vigili con le pistole e questi titoli perché gli altri sono gli stessi sia quelli che riguardano lo sport che quelli sopra che riguardano appunto Confindustria e poi le piccole imprese sono senza personale. Andiamo alla prima pagina di Pescara delle di Pescara. Christopher oggi riapre il parco Pescara e c'è l'appello di Don Coluccia, prete antimafia, la città riparta da qui. La fotonotizia riguarda il Pescara Jets, il festival, il nuovo viaggio del Pescara Jets prende il via con i Bocantè, il festival comincia con un doppio concerto al porto turistico e poi sempre il, mh, la droga dalla Germania preso con 8,5 kg di coca in auto e invece Pescara arrestato e un incensurato bloccato sull'A14 con 4 kg di droga. E poi Pescara, ecco gli aiuti per la marineria, soldi dalla Regione per i pescatori che hanno subito danni per il mancato drana, eh, dragaggio. E poi sempre a Pescara, Travea e Marconi la Ferrovia, Porta Nuova, via i cassonetti. Rimozione da domani e poi differenziata per 3.000 famiglie. Montesilvano, Di Pasquale, primo caso per la giunta De Martinis, e poi il calciomercato per la Serie C. Il Pescara è in pugno i Baby, Saio e Ferraris. Bene, e anche eh, per la prima pagina dell'edizione di Pescara. Abbiamo letto tutti i titoli, lasciamo il centro, torniamo al Messaggero. Adesso andiamo a trovare la prima pagina del Messaggero d'Abruzzo. Eccoci qua e vediamo l'apertura. Pescara, la giunta ancora lontana per i veti incrociati. Doppio vertice, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Non si trova l'accordo a questo punto a decidere. Sarà il sindaco Masci, rifiuto l'offerta e vado avanti, non siamo in tv. E la risposta non è all'offerta economica del dottore, bensì alla richiesta di Forza Italia di proporre due donne e due uomini per la giunta di Pescara. Fratelli d'Italia tiene il punto. Confermiamo la volontà a indicare tre uomini e una donna per l'esecutivo. Ha commentato Stefano Cardelli, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, a Pescara. Decisione maturata al termine di un conciliabolo tutto interno al partito nell'incontro di ieri sera nella sede del partito nel rione San Giuseppe. Avezzano Calcio, Pecorelli: Non ho truffato nessuno dice il presidente dell'Avezzano, non immaginava di commettere i reati di cui è stato accusato, il progetto sportivo polivalente sull'area che si trova su via Roma ex Cesolino era fondato su basi solide, sarebbe andato avanti, la sfida d'alto rischio, ragazzo aggrappato al treno, multa per i 100 chilometri da brivido, indagini sul, scusate, indagini sul train Surfing di Pescara la Polferre rimetterà nelle prossime ore alla Procura della Repubblica un rapporto sulla vicenda del 18enne di Ancona che ha viaggiato per 100 km e attaccato la motrice di coda di un intercity tra Civita Nuova Marca e Pescara. Al ragazzo è già stata notificata una sanzione amministrativa da 516 euro ma il magistrato vuole verificare se nella sua condotta ci siano anche profili di reato. E poi Tari Arretrata e Balneari fanno causa al Comune, siamo si a Giulianova, 21 Balneari di Giulianova che hanno fatto ricorso contro il Comune e attendono la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che dovrà decidere in merito al pagamento Tari da parte di loro stessi. La sentenza è attesa per il prossimo 15 luglio. Luigi Incella in Egitto è stato torturato, il caso di Luigi Giacomo Passeri, il pescarese detenuto in carcere in Egitto da circa un anno a Proda. In Parlamento, l'abbiamo visto anche sui siti nazionali, Passeri arrestato per droga. La famiglia adesso lancia l'allarme. Pescarese latitante da tre anni, arrestato in vacanza a Nizza, dove era arrivato dopo essere partito da Etobicoke in Canada. Una, eh, un 75enne originario della provincia di Pescara condannato dalla Corte d'Appello di Perugia a quattro anni e sei mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta e nei confronti del quale era stato emesso un mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura Generale. E poi la presentazione del nuovo ospedale di Teramo, ieri a Teramo. L'annuncio di Marsiglio, nuovo ospedale a Villa Mosca, si farà a Villa Mosca, la Regione mette definitivamente un punto sulla realizzazione della nuova struttura dando il proprio avallo all'ubicazione del sito, eh, nel sito e presentando un preliminare del progetto. Sanità d'eccellenza, Vittorio Sgarbi operato di cataratta a Chieti. Ha scelto un'eccellenza della sanità privata abruzzese, il centro culistico Poglio che ha sede a Chieti Scalo per un delicato intervento di cataratta e miopia. Vittorio Sgarbi, 72 anni, ieri poco dopo le 11, insieme alla compagna Sabrina Colle è entrato nella struttura il dottor Cristian Poglio dove l'attendere ha trovato lo stesso direttore sanitario. E va bene. E poi qui sotto la testata le altre, gli altri titoli, la musica Monteglianico e Boccantè inaugurano Pescara jazz e poi Lo Shock, il fotografo lussoso così ho visto bombardare i bimbi in Ucraina, dunque una sua testimonianza. Il, lo sport, il calcio di serie C, Pescara, primi due acquisti e Navarra ora si allontana. Bene, andiamo a sfogliare insieme il messaggero, e le cure difficili. Liste d'attesa, si allarga l'inchiesta della Procura, pre-elenchi nel mirino, a Pescara 2.000 prestazioni fuori busta, nel Teatino sono addirittura 21.000, i manager delle ASL difendono la prassi, Marinelli del PD attacca, è una caporetto, dice, gli inquirenti vogliono capire se esistono profili illegali sui ritardi, esplode lo scontro. Intanto il welfare della regione nasce l'osservatorio sulla disabilità. Mare, la mucillagine si sposta al largo, i pescatori dicono per noi gravi danni. Intanto si teme per l'alga irritante arrivata in Puglia, fenomeno legato al caldo vedete qui in questa fotografia le reti, una rete da pesca piena di mucillagini. Siamo a Pescara, Fratelli d'Italia non cede sulla nuova giunta, tre uomini e una donna, Cardelli riporta la posizione del partito, quattro poltrone per i nostri più votati, Forse Italia dovrà risolvere le quote rosa, ed è un problema in più anche per Masci. E poi in prima linea, abbiamo visto in prima pagina, quel missile ai bambini feriti, il fotoreporter lussoso racconta l'inferno dell'Ucraina, il freelance pescarese nelle zone di guerra, conflitto assurdo rispetto alla dignità di quella gente, il missile russo che lunedì ha colpito l'ospedale pediatrico di Kiev è passato a poche centinaia di metri da lui che percorreva una strada alla periferia della città in cerca di immagini da immortalare, Marco Lussoso fotografo freelance pescarese nelle zone di guerra da sei giorni e dunque ha potuto testimoniare quello che è successo ehm, nel, con il missile che ha centrato l'ospedale pediatrico trainsurfing, maxi multa, la procura esamina i filmati, rischia anche la denuncia penale il ragazzo che ha viaggiato attaccato a un locomotore. Andiamo ancora avanti e siamo all'Aquila. È rivolta sul trasferimento della sede di Confindustria, il presidente di Ancel Aquila, Gianni Frattale segnala irregolarità, irregolarità in campo anche Petrucci. Operaio precipitato, due avvisi di garanzia, all'incidente, mancanza di dispositivi di sicurezza, aperta un'inchiesta dalla procura ai titolari della ditta edile Tugurin, iscritti nel registro degli indagati. Il volo dell'operaio, vedete qui nella foto con la freccia, um, il mac operaio macedone di 32 anni, ma residente all'Aquila, caduto da un'altezza di circa 6 metri. E poi la navetta del centro storico all'Aquila cambiano percorso e fermata. E siamo ad Avezzano, all'inchiesta che coinvolge il presidente dell'Avezzano Calcio, Pecorelli. L'ho fatto per la squadra, difesa a spada tratta del presidente dell'Avezzano Calcio. Ho agito in buona fede per il bene della città e del sodalizio. Padre e figlio negano tutte le accuse nell'interrogatorio e insistono sulla realizzazione del grande centro sportivo. Eh, la difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare, decisione del GIP entro una settimana. Intanto è stato, ad Avezzano è stato identificato il ladro, incubo dei negozianti, operazione della polizia locale. Aveva ripulito vari esercizi cittadini, trovata la refurtiva. Lasciamo l'Aquila, prodiamo a Chieti. La grande sete è continua. Un piano H comune per impiegare le autobotti. La portata della rete è scesa da 1.300 a 900 litri. Al secondo pesano le dispersioni. La presidente dell'azienda Bra Giovanna Brandelli dice ripubblicato il bando per i contributi autoclave. Il sindaco Ferrara replica alle accuse: siamo puntualissimi nel segnalare disagi e chiedere interventi adeguati. E poi rogo del chiosco: le richieste del PM. I due imputati rischiano 7 anni. A luglio del 2020 l'incendio alla villetta di Piazza Garibaldi: un video incastra i presunti piromani. Rubinetti ancora a Lanciano, Rubinetti a secco di notte, emergenza in 46 comuni, il Presidente della Sasi dice basterebbe, sor basterebbe sorgenti in calo, c'è cioè preoccupazione, è proprio il, il nome. Poi va convocata l'Assemblea dei Sindaci, dice di Giuseppe Antonio da Fossacesia, taglio di alberi per il nuovo parcheggio a Lanciano, Paolini respinge le critiche, opera utile e siamo a Teramo. Svolta sul nuovo ospedale, scelto il sito di Villa Mosca, ora lo studio di fattibilità, la regione chiude il caso dell'area, dell Marsiglio dice ritardi, colpe non nostre, illustrata una prima ipotesi progettuale, serviranno certamente ulteriori risorse, lo vedete eh, qui in questa immagine, vi abbiamo proposto ovviamente servizi nel TG del, del nuovo ospedale che sorgerà. A Villa Mosca, l'ospedale nuovo si farà a Villa Mosca. La regione mette definitivamente un punto sulla realizzazione, dando il proprio avallo all'ubicazione appunto a Villa Mosca. Il direttore generale di Giosia dice: Spero di esserci per la posa della prima pietra. Il mio mandato scade nel 2027. E poi lo scontro, D'Alberto dice: Mancano le risposte concrete. La regione sta facendo solo quello che ha chiesto il Consiglio Comunale di Teramo e deve procedere alla stesura del progetto. Botte alla moglie davanti al figlio di Sabile allontanato, un litigio finito con la donna costretta a proteggere il bambino, barricata in camera. E poi il premio Zilli di Fano Adriano, scelti vincitori, grande serata finale all'Eremo dell'Annunziata. Ieri la presentazione all'Aquila, il programma di questa terza edizione è ricco di iniziative collaterali. E poi alla Coppa Interamia c'è stato il Via la 51esima edizione, vi abbiamo proposto la diretta lunedì, lunedì sera. Giuliano Vatari, i balneatori avviano la causa contro il comune, secondo gli operatori della spiaggia il pagamento spetterebbe al municipio, la commissione tributaria deciderà entro il 15 luglio su 21 casi. E poi Sant'Egidio alla Vibrata, baby bulli aggrediscono in piazza un ragazzino. Pineto a manco di tributi in comune, dipendente rischia provvedimenti. La vicenda è anche al centro di un'autonoma inchiesta giudiziaria, intanto si stimano le somme sparite. A Roseto, Roseto è tra le 18 destinazioni più amate dai turisti italiani. Complimenti. Allora lo sport prima di chiudere, qui potete dare un'occhiata ovviamente a tutti gli spettacoli. E gli appuntamenti in Abruzzo. Intanto il traguardo di Setac con Assamanou. Il suo album: Setac ha vinto la Targa Tenco, davvero un successo importante. la notte dei serpenti ad Atri continuano le prove dirette dal maestro Melozzi. Lo sport pescara primi colpi e Cosaio e Ferraris per le Olimpiadi di Fulvio guida il Settebello Bello di pallanuoto. L'Abruzzo sogna una grande medaglia e poi Chieti svolta in due mosse. Il presidente Serra lavora per garantire L'iscrizione, l'Aquila. Arrivano Iacullo e Giannini. Van Riswick ci ripensa. Accordo vicino. Il Teramo si rafforza. Brizzi, settimo socio, il 45enne, impegnato nel settore energetico. Campitelli fa da sponsor. E poi Giulianova Matteoli, primo nuovo tassello. Chiudiamo con il volley, Marshall, si è con nel cuore ho un debito? Non lascio. Bene, noi invece lasciamo. Ma di prima mattina tornerà puntuale domani. Alle 7, non perdete tutta la nostra programmazione, a partire dalle ore 9 in diretta con il programma A Colazione. Grazie, buona giornata.